Bentrovati, chi di voi non ha in casa delle spille da balia? Adesso vi faccio vedere come, con queste spille in esubero, possiamo creare dei piccoli pensierini da regalare alle amiche. Queste sono delle piccole mimose che andranno a delle ragazze che le indosseranno nell'orario di lavoro il giorno dell'8 marzo. Avremo bisogno di spille da balia. Queste sono lunghe 5 centimetri, un uncinetto adatto al cotone che andremo a lavorare. Questo è un numero 8, il verde, mentre quello giallo è più sottile. E non mi ricordo se è un 12 o un 16, un modo per consumare avanzi di cotone. Io ne ho già create alcune, vedete? Queste sono le foglie e queste sono quelle già complete. Andiamo ad aprire la nostra spilla e partiremo dall'anellino. Andiamo a fare il nostro cappietto d'inizio. E ci andiamo ad agganciare alla spilla con un punto bassissimo. In questo modo. Una volta che ci siamo agganciati, possiamo anche chiuderla, così non corriamo il rischio di pungerci. E andremo a lavorare solo su questo lato, e in andata e in ritorno. Andiamo ad avviare il lavoro con le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Partendo dalla seconda catenella che abbiamo sull'uncinetto, facciamo il giro di ritorno lavorando un punto bassissimo per ogni catenella a disposizione. La lavorazione della foglia è la stessa della mimosa che ho già messo in rete. Lavorate le 6 maglie basse. Continuiamo la lavorazione nascondendo la codina e, vedete, passando attraverso la spilla, andiamo ad inglobare la parte superiore e lavoriamo due punti bassi e due. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Giro di ritorno. 6 punti bassissimi e continuiamo fino a lavorare 4 di questi aghi in andata, uno per la parte superiore e 4 per il ritorno. Ci fisseremo al primo ago che abbiamo lavorato della foglia e staccheremo il filo. Continuiamo prima su un lato e poi piegando la spilla verso il basso continueremo sull'altro lato. La lavorazione è sempre la stessa, sia per l'andata che per il ritorno. Tra un ago e l'altro, due maglie basse di separazione. Abbiamo lavorato l'inizio, lavorato il secondo. Vi faccio vedere ancora qualche passaggio. Andiamo a fare le due maglie basse che ci permettono di agganciarci al ferretto. 1 e 2, le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il giro di ritorno, una maglia bassissima in ognuna delle catenelle disponibili.
ci riagganciamo alla spilla con le due maglie basse e continuiamo la nostra lavorazione per il giro di andata, lavorando ancora 3 di questi aghetti separati dalle due maglie basse. Ho terminato il giro di andata, vedete l'inizio, i 4 aghetti centrali e questo ultimo che è l'ago del vertice. Dopo l'ultimo aghetto non ho lavorato le due maglie basse, ma facciamo in questo modo per fare il giro di ritorno. Abbassiamo la nostra spilla e con dei punti bassissimi ci agganciamo alle due catenelle che abbiamo lavorato prima di quest'ultimo ago. Quindi entro passando da sotto, vedete, entro nelle catenelle, passo da sotto sempre inglobando il ferro, estraggo la solina e chiudo con un punto bassissimo e faccio lo stesso anche per la seconda maglia bassa. Estraggo la solina e chiudo con un punto bassissimo. Mi sistemo questo ultimo ago portandolo verso l'alto e lavoro le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per il primo ago di ritorno con le maglie bassissime sulle 6 catenelle rimanenti. La prima la estraiamo dalla seconda a partire dall'uncinetto. Ecco qui. Ci agganciamo adesso al centro dell'ago sottostante, in questo caso è il primo dei 4 della linea retta, estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. E vedete che abbiamo lavorato il primo ago del giro di ritorno in corrispondenza del primo, che poi anche l'ultimo del giro di andata. Continuiamo in questo modo, lavorando delle maglie bassissime sulle due maglie basse che separano un ago dall'altro. Lavoro la seconda maglia bassissima e faccio le 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per la lavorazione dell'ago successivo. Vado a fare il giro di ritorno e continuiamo fino a terminare la lavorazione. Ci agganceremo poi con dei punti bassissimi all'ago iniziale, fermeremo il filo e il nostro lavoro sarà terminato. La fogliolina sarà terminata. Il consiglio che vi posso dare è quello di tenere sempre la parte non lavorata della spilla verso il basso, in questo modo, vedete? Verso il basso, e fare attenzione a quando andate a tirare fuori la solina a non prendere anche l'altro filo di ferro sotto, altrimenti poi la spilla non si apre. Io termino la mia foglia e nello step successivo vi faccio vedere la lavorazione delle piccole bacche. Una volta che avrete finito, questo è il risultato, vedete? Ha la stessa forma della foglia del rametto di mimosa che già ho messo in rete, naturalmente di dimensioni ridotte, ma ha la stessa forma e la stessa lavorazione. Adesso con il cotone giallo ci andiamo a riattaccare per andare a creare le bacche. Io uso lo stesso cotone che ho usato per il rametto. Nel rametto l'ho triplicato perché il filato è sottile. Qui lo vado a lavorare ad un unico filo. Ho già fatto il mio cappietto iniziale. Partendo da un punto qualsiasi del vostro rametto, io per comodità tengo sempre la spilla piegata verso il basso, mi vado a riagganciare in un punto qualsiasi al centro della fila di ritorno, in questo modo mi aggancio, estraggo il filo
nella solina e mi fisso con una catenella in questo modo e vado a lavorare le bacche con 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. Carico il filo, vado nella terza catenella e lavoro 6 mezze maglie, una, due, tre, quattro, cinque e sei. Vado nella prima mezza maglia, estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Mi riaggancio di nuovo alla base, lavoro un punto bassissimo, mi porto un pochino più avanti con un'altra catenella, sempre lavorando nel centro della fila di ritorno, vado ad inserirmi in una maglia qualsiasi, estraggo il filo, chiudo e lavoro un'altra pallina come ho fatto adesso con le 5 catenelle, le 6 mezze maglie sulla terza, vado a chiudere e ripeto la lavorazione fino a creare 6-7 bacche. Ad occhio vedete voi quante ne sono necessarie, sempre in proporzione alla foglia che avete lavorato sotto. Al termine la vostra lavorazione si presenterà in questo modo, vedete? La lavorazione è la stessa del rametto di mimosa, sia per la foglia che per le bacche. Si sviluppa su un unico lato della spilla e la misura è sempre proporzionata alla misura della spilla. Queste misurano all'incirca 5 centimetri. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. E io vi aspetto per i prossimi video. A presto!